Che cos'è l'ipnosi? È una domanda che sorge soprattutto perché ci sono molti miei video online che riguardano le tecniche di induzione ipnotica. L'ipnosi non è né più né meno di una cosa che il tuo cervello sa già fare e fa ordinariamente, anzi per essere preciso, è uno stato della mente normale ma non ordinario, cioè lo sai già fare ma non lo fai sempre. Ma come so già andare in ipnosi? Non me ne accorgo. Sì. Esattamente, funziona così. Funziona che quando sogni a occhi aperti sei molto assorto in qualcosa oppure ti stai concentrando su una cosa automatica e il tuo cervello vaga, quello è del tutto assimilabile a una condizione di ipnosi. E allora che differenza c'è tra quella roba lì e l'ipnosi che si fa con un terapeuta? E che quando tu sogni a occhi aperti non è che lo fai apposta, non ti dici ho 5 minuti, adesso sognerò a occhi aperti, quindi non lo scegli. Invece quando lo fai insieme a un professionista lo scegli e impari a metterti da solo nella condizione di autoipnosi. L'ipnosi è sempre un'autoipnosi, è il tuo cervello che ci va, non è il professionista che fa qualcosa di particolare su di te. Bene, a cosa mi serve andare in ipnosi? Sostanzialmente ad avere un rilassamento corporeo maggiore e un rilassamento mentale maggiore, lasciare andare. E a cosa mi serve avere questo rilassamento? Quando sono rilassato, il corpo e la mente sono più permeabili alle immagini che il mio cervello produce. Quindi se io mi concentro su qualcosa di gradevole o su uno scenario possibile o su un obiettivo, in quella condizione in cui non ci sono ansia e altri pensieri a inquinare il funzionamento della mente, ecco che ciò che immagino genera un fenomeno fondamentale. Intanto il corpo risponde alle immagini e in secondo luogo il cervello si programma per renderle reali e quindi ti puoi programmare anche tu.